Oggi si affronta la via ferrata Che Guevara. Percorriamo il breve sentiero nel bosco e siamo al Cordino. Da notare che la ferrata, tuttavia, comincia molto più avanti. Il primo segmento è caratterizzato dalla presenza di alcuni punti abbastanza impegnativi, per i quali può decisamente tornare utile qualche conoscenza di arrampicata. Continuiamo sul sentiero tra brevi tratti attrezzati e non per ancora una trentina di minuti. Oltrepassata una piccola macchia di vegetazione, superiamo altre rocce e ci teniamo sulla sinistra. Eccoci all'inizio della ferrata, dove troviamo la scritta con il nome della via e l'altitudine. Non c'è che da salire fino a 1200 metri. La via è abbastanza esposta e non presenta punti troppo impegnativi. Si trovano abbastanza frequentemente degli spiazzi che invitano alla sosta. È molto importante essere organizzati per rispondere al meglio alle condizioni atmosferiche. Sia il sole che il vento possono rappresentare un grave problema per chi non è adeguatamente equipaggiato. Ecco la cassetta con il libro delle firme, ma per festeggiare è ancora presto, circa 400 metri troppo presto.
iniziamo a salire sul sentiero godendoci il panorama. In questo tratto non si trova sempre il cordino se non per piccoli passaggi, che risultano però piuttosto complicati. Nonostante la fatica che ha colto il gruppo, riusciamo infine ad arrivare in cima. Il panorama ricompensa tutto lo sforzo. La Che Guevara è decisamente una ferrata impegnativa, più che per l'aspetto tecnico, che è comunque da non sottovalutare, soprattutto per la sua durata. Arrivati in cima, si può sostare al rifugio Don Zio e da lì cercare il sentiero 407 per tornare a Sarche.